Tanto per contestualizzare questa tematica, vi ricordo che faccio un richiamo ad alcuni punti fondamentali legati alla digitalizzazione e che troverete presenti anche nel rapporto AIVE che uscirà a breve. Ci sarà un capitolo proprio dedicato alla valutazione, un po' di impatto della digitalizzazione della strategia Europa 2020 e quindi vi anticipo un po' alcune questioni. Allora, come sapete, l'Agenda Digitale Europea è stata una delle 7 iniziative faro della strategia Europa 2020, è stata elaborata nel 2010 dalla Commissione europea e si è strutturata in 7 pilastri con priorità di intervento che prevedono l'utilizzo dell'ICT. Tra queste priorità di intervento c'è sicuramente la questione della digital literacy, quindi dell'alfabetizzazione al digitale, l'investimento sulla ricerca e l'innovazione nel digitale, l'accesso, diciamo, a internet veloce, quindi c'è un aspetto tecnologica e infrastrutturale importante su cui si è impuntato in questi anni e poi altre questioni che riguardano la creazione di un mercato unico digitale, la questione dell'interoperabilità dei servizi digitali, l'implementazione della fiducia e della sicurezza in rete, quindi la safety del cittadino in senso generale e poi l'utilizzo dell'ICT. Nel contesto sociale, con particolare riferimento all'e-government e la e-health. Quindi, come vedete, è abbastanza complesso parlare di digitalizzazione e quindi diventa altrettanto complesso parlare di strumenti e di strategie diciamo, di valutazione di quelle che sono o politiche oppure possono essere degli interventi mirati legati a dei singoli pilastri. L'unica cosa che vi voglio dire prima di lasciare la parola ai relatori è che dal 2015 la Commissione europea ha realizzato un indice di digitalizzazione dell'economia e della società che si chiama il cosiddetto DESI Index, che serve per proprio monitorare il processo di digitalizzazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e parte da diversi indicatori strettamente connessi con questi 7 pilastri, quindi riguardo il capitale umano, riguardo l'utilizzo di internet, la connettività, l'e-government e così via. Già nel 2019, tuttavia, ci si è resi conto come l'Italia sia ancora, diciamo, al di sotto della media europea rispetto appunto agli altri membri per quanto riguarda la questione della digitalizzazione sui diversi aspetti che abbiamo introdotto e già nel 2019 si è parlato di un forte investimento sulle competenze digitali a diverso titolo per il cittadino, proprio per garantire una strategia per l'innovazione tecnologica e per la digitalizzazione del paese, che viene racchiuso nella cosiddetta Strategia Italia 2025, che apre un po' la strada a quelli che sono gli obiettivi, diciamo, dell'Europa 2030, insomma, quindi c'è ancora un altro decennio su cui lavorare in termini di digitalizzazione e un forte decennio, un decennio quindi molto denso per chi si occupa di valutazioni naturalmente della digitalizzazione, sapendo che non c'è un sistema di valutazione condiviso, diciamo, sulla digitalizzazione o su aspetti della digitalizzazione a livello europeo e quindi ancor meno, diciamo, nel contesto italiano. Quindi sicuramente la valorizzazione delle best practice nel campo valutativo, nel settore della scuola, dell'università, dell'educazione, nell'ambito dell'impresa o dell'associazionismo, possono essere naturalmente fondamentali per dare delle indicazioni guida, no? Ad enti governativi proprio per orientare quelle che sono delle scelte. Io chiuderei così questa piccola introduzione e lascio la parola alla collega Lopresti per introdurre queste prime presentazioni che entreranno nel nostro thesaurus, possiamo dire così, delle best practice, su cui è importante anche far nascere una bella discussione, anche per un'implementazione appunto di pratiche, di strategie, di strumenti per far crescere questo settore che è ancora marginale nel campo del digitale. Grazie Ida per questa introduzione interessante, molto interessante anche tutte queste novità appunto che si muovono nel panorama internazionale ed europeo. La, diciamo,
creazione di indici di questo tipo ci fa capire quanto a livello internazionale sia forte l'attenzione verso le modalità per misurare e per valutare le competenze, nello specifico anche le competenze digitali, e quanto il rapporto fra la valutazione e la digitalizzazione, con riferimento anche agli impatti di questo, debba essere tenuto in debita considerazione. Per cui mi sembra veramente che il panel si inserisca in questo quadro che a livello internazionale è particolarmente caldo. Ovviamente la fortissima digitalizzazione quasi coatta, no, che abbiamo avuto a causa della pandemia ha reso, come diceva già la collega, questo tema ancora più caldo, ancora più scottante proprio. Dico scottante perché non poche sono state le critiche, forse in alcuni casi anche dal punto di vista delle politiche, le polemiche, diciamo, no, sull'uso che della strumentazione digitale è stato fatto nella scuola, nell'università, nella ricerca. Quindi, insomma, c'è un campo veramente aperto di discussione. Io, insomma, ho il piacere di moderare e coordinare le relazioni che vengono presentate oggi in questo panel, che devo dirvi sono tutte molto molto interessanti e diverse, e toccano un po' questi primi spunti che Ida ci ha voluto dare. E dunque comincerei subito con Carlotta Belluzzi e Alessio Caccamo del Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura di Sapienza, Roma, che appunto ci illustrano una relazione su un tema molto molto attuale: la ricerca della socialità digitale durante la pandemia da Covid-19. Quale miglior modo per cominciare questo panel? Quindi lascio la parola ad Alessio. Allora, buongiorno a tutti. Appunto oggi io e il mio collega Alessio Caccamo andremo a presentare il nostro research paper già introdotto dalla collega Lopresti, che approfitto per ringraziare chiaramente dell'introduzione, condotto, come dicevamo, all'interno delle attività di indagine afferenti al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura della Sapienza di Roma. E il tema di ricerca appunto è la socialità digitale durante il periodo di pandemia da Covid-19. Brevemente, qui abbiamo riportato l'abstract che non andrò a rileggere perché andrò appunto ad espletare quello che vi è scritto nelle successive slide. Ok, in introduzione, chiaramente nell'individuare il problema oggetto dell'indagine si sono evidenziate, se vai avanti Alessio, le conseguenze socio-emotive apportate da quelle che noi abbiamo individuato come una rimediazione della distanza tra gli utenti e il mondo esterno attraverso lo strumento tecnologico proprio durante il periodo del lockdown nella primavera del 2020. Lo scenario in cui si colloca la ricerca è dunque quello di un improvviso e inaspettato svuotamento della città fisica in favore del popolamento di quella che potremmo chiamare la città digitale, nella quale appunto si sono creati efficienti edifici della cultura, del lavoro, dell'educazione, dell'entertainment, ma si è ignorato il disegno e la gestione di quello che potremmo chiamare lo spazio pubblico digitale. Sulle basi di tali premesse sarebbe perciò naturale avanzare valutazioni piuttosto che riflessioni riguardo qualità e standard necessari affinché proprio questo spazio pubblico digitale venga effettivamente riqualificato. A valle di questa introduzione vediamo appunto che gli obiettivi di ricerca esposti appunto nel nostro research paper risiedono in tre domande principali. In primo luogo, come le tecnologie digitali hanno favorito una fruizione solitaria piuttosto che collettiva. In secondo luogo, se esiste una correlazione fra appunto il successo in termini di consumo e fruizione di queste piattaforme e la loro natura sociale piuttosto che emotiva. E infine, l'ultimo obiettivo, quindi l'ultima domanda, quali elementi della vita sociale reale, quindi quella diciamo fisica, abbiamo ricercato noi e gli altri utenti nell'ambiente digitale. Rispetto alle metodologie, l'attività presentata nel paper è stata sviluppata attraverso un'ibridazione delle metodologie della ricerca sociale e del design dei servizi, quindi del UX design piuttosto appunto del service design.
Per poter scegliere le 8 piattaforme che poi siamo andati ad analizzare nel paper, è stato deciso di incrociare i dati provenienti dal Digital Global Overview Report condotto da Hootsuite e da We Are Social nel 2021 e dei criteri prestabiliti dal gruppo di ricerca stesso, quali appunto la fruizione della piattaforma digitale, quindi il dato sulla fruizione di una piattaforma digitale, il dato sulla fruizione di piattaforme dichiaratamente social invece, diversamente dalla generica piattaforma digitale, il numero di utenti attivi ed infine la spesa all'interno della piattaforma stessa. Questa prima valutazione ha determinato appunto la selezione delle 8 piattaforme che sono poi andremo appunto, Alessio andrà a descriverle nel dettaglio, Facebook, YouTube, WhatsApp, Wikipedia, Amazon, TikTok, Spotify e Pornhub. Perfetto. Ovviamente successivamente alla selezione di queste piattaforme è stato necessario definire uno strumento di analisi, quindi che consentisse di mettere in luce da una parte l'interezza dell'esperienza utente, quindi di ciò come abbiamo in qualche modo interagito con queste piattaforme, sia dal punto di vista prestazionale, sia dal punto di vista però emozionale. Abbiamo quindi deciso di attingere dagli strumenti della ricerca della disciplina del service design, in quanto il service design è in grado di poter analizzare in un'ottica sistemica ed olistica un servizio o prodotto che sia, tenendo in considerazione fattori cruciali, come ad esempio il ruolo dell'utente e il contesto d'uso. Lo strumento di indagine che abbiamo scelto è frutto di un'ibridizzazione, ovvero da una parte abbiamo un mix tra il service blueprint e l'emotional journey map. Se da una parte il service blueprint è un diagramma che mostra l'intero processo di erogazione di un servizio elencando tutte le attività che avvengono in ciascuna fase, quindi permettendo di raccontare il flusso delle azioni visibili e invisibili, che ogni attore, quindi ogni utente, compie all'interno di un ambiente digitale o fisico, dall'altra parte l'emotional journey map associa un'indicazione dello stato emotivo dell'utente in ogni fase dell'esperienza. Il risultato quindi di questa ibridizzazione che possiamo vedere qui è un modello che unisce fattori prestazionali e fattori emotivi, che ha preso il nome di Emotional Blueprint. Questo modello di indagine può essere applicato sia a prodotti che a servizi e lo schema si presenta strutturato in questo modo. Sull'asse orizzontale, secondo una timeline di azioni progressive, che possiamo vedere quindi step 1, step 2, step 3, che raccontano i touch point di rilievo tra l'utente e il servizio o la piattaforma digitale. Nell'asse invece verticale, vengono descritte in ordine l'ambiente dell'interazione, quindi se è un ambiente di tipo fisico appunto o di tipo digitale, l'azione che l'utente compie nel touch point di riferimento, il livello di emozione che l'utente prova a compiere quell'azione, quindi che associa nel compiere l'azione, ciò che avviene nel front page, quindi ciò che avviene nella interfaccia che l'utente può vedere, diciamo, nell'applicazione, ciò che avviene nel backstage, quindi la parte di sistema tecnologico, e delle eventuali azioni di supporto. Qui, ad esempio, possiamo vedere un esempio di emotional blueprint sviluppato per Facebook, in cui praticamente all'interno notiamo i vari step, quindi dal download dell'applicazione, creazione dell'account, update del profilo e così via, con i vari passaggi e soprattutto nell'emotional journey, quindi nel vedere questo istogramma, questo andamento, l'associazione tra un'emozione di tipo positivo o di tipo negativo. Rispetto a questi indicatori è necessario chiarire che i criteri con i quali abbiamo calcolato questo livello di emozione è ripreso dai criteri definiti dall'OECD riguardo al well-being digitale. All'interno del report dell'OECD vengono infatti definite 11 dimensioni chiave nel quale il well-being si sviluppa. Relativamente al nostro progetto ci siamo però concentrati su un'unica dimensione specifica, ovvero la connessione sociale, che viene caratterizzata in supporto sociale, tempo speso per le interazioni, soddisfazioni, connessione sociale, eccetera. Per ottenere i risultati abbiamo quindi sviluppato
i vari touch point di ogni singola applicazione e abbiamo poi chiesto con un survey di esprimere il grado di piacere o meno rispetto appunto ai criteri dell'OECD e poi abbiamo creato delle medie e il risultato finale, diciamo, grafico appunto potete vederlo in questo istogramma che è presente in tutte le applicazioni. Andiamo quindi alla fase dei risultati che ovviamente sono di tipo preliminare. Innanzitutto la redazione dell'emotional blueprint ha consentito di ottenere, possono fare riflettere sul rapporto tra piattaforme ed interazione sociale. Innanzitutto, comparando gli 8 emotional blueprint, il primo dato che si riscontra è il rapporto direttamente proporzionale fra la costanza dei momenti di interazione e le piattaforme maggiormente utilizzate. Come si evince dal grafico, infatti, la costanza e la quantità di interazioni diminuisce progressivamente fra le varie piattaforme. Facebook e WhatsApp, rispettivamente prima e seconda applicazione più usata nel periodo di indagine, mostrano una perfetta continuità emotivo sociale, a dimostrazione di una costanza di engagement durante tutta l'esperienza. Di contro, piattaforme come Spotify e Pornhub fanno segnare risultati peggiori, evidenziando una esperienza sociale più limitante. Si tende, infatti, secondo i dati, ad essere meno occasionali sociali, potremmo definirli in questo modo, preferendo piuttosto l'instaurarsi di una relazione sociale più continuativa e costante. Non a caso, più la fruizione si fa passiva ed il ruolo dell'utente di consumatore più che di produttore, quindi vedi appunto Spotify e Pornhub, più si crea una discontinuità emotiva. Si cerca istintivamente quindi di mantenere il fondamento della socialità, la condivisione e la parola. È chiaro che all'interno di tutti questi dati dovremmo fare un piccolo appunto riguardo la piattaforma TikTok, poiché ovviamente i dati che avevamo in possesso sono relativi all'anno 2020, quindi relativamente al boom di questa piattaforma. E quindi è chiaro che oggi, per quanto possa apparire secondo questi dati come una delle ultime applicazioni, in realtà oggi TikTok è probabilmente l'applicazione più utilizzata e che soprattutto fa dell'engagement, del rapporto tra produttore e consumatore, sicuramente, quindi consumatore attivo, sicuramente una chiave quanto mai importante, quanto mai attuale, cioè sicuramente ha cambiato il paradigma dei social per come fino ad oggi li conoscevamo. Un altro fattore molto interessante è il concetto di fruizione sincrona o asincrona della comunicazione. Delle 8 piattaforme che abbiamo analizzato, infatti, solamente le prime prevedevano l'utilizzo di una fruizione sincrona, ovvero live, dirette e così via, che potessero in qualche modo limitare il muro teatrale dello schermo digitale. Sebbene tutte otto consentano un'interazione via chat o una fruizione di contenuti in maniera sincrona, come video registrati, podcast e così via, sono ancora una volta Facebook, WhatsApp e YouTube le prime 3 piattaforme utilizzate a mantenere il primato, confermando ovviamente un dato, cioè l'incremento del live streaming e il ruolo centrale appunto che la diretta e quindi la necessità di una comunicazione sincrona abbia avuto durante il periodo pandemico. L'andamento infatti di TikTok, ritornando al discorso precedente, è in linea con le altre piattaforme social, in particolare Facebook, quindi nonostante sia posizionata al terzo ultimo posto per numero di interazioni generali dovute appunto ai fattori che abbiamo detto precedentemente, si posiziona invece con un andamento molto più simile a Facebook. Gli utenti quindi hanno scelto interazioni autentiche, meno mediate dalla tecnologia digitale, nella speranza di entrare in incontro con l'ambiente altrui, quindi nell'entrare in qualche modo nelle case degli altri. E anche nell'interazione in diretta si è cercato di mettere il volto e in qualche modo anche il corpo, alla ricerca di una corporeità e un contatto negato. Ed è lì che rientra appunto anche il boom di piattaforma, come dicevamo prima, come TikTok. Inoltre, dall'emotional blueprint effettuato, qui vediamo lo schema relativo alla parte emotiva di tutte e 8 le applicazioni. Nonostante le differenze fra i vari servizi, il touch point che possiamo definire come emozionale sociale, che è risultato essere trasversale a tutti, è quello chiaramente relativo alla costruzione della rete, generazione di amicizie, follower, contatto. Diversi nomi che affermano un'altra costanza sociale, la volontà di creare network e relazioni, quindi il principio base è esattamente dei social.
Nonostante i limiti imposti dal lockdown, si è cercato di mantenere attiva quella rete di affetti e conoscenze, nonché di ampliarle per sopperire alle restrizioni che ovviamente gli enti corporativi hanno localmente imposto. Un ulteriore dato di rilievo che emerge appunto dalla nostra analisi è che gli step iniziali dell'esperienza giocano un ruolo fondamentale nell'accettazione o meno dell'utilizzo di questa applicazione. Mettendo infatti a confronto gli Hot Emotional Group Hit, è possibile evidenziare il ruolo che la velocità con cui le persone possono interagire immediatamente, in maniera diretta, sia cruciale nel successo della piattaforma stessa. Evidenziati in blu, infatti, sono i punti per ogni piattaforma in cui ha inizio l'interazione con gli altri utenti. Difatti, quindi, nell'uso di Facebook, YouTube, WhatsApp e TikTok, il primo contatto nella community avviene dopo appena 3 o 4 step, dovuti alla fase di sign in e definizione del profilo, fondamentalmente, il che inevitabilmente mette l'utente in uno stato emozionale di maggiore attrattività nei confronti della piattaforma stessa. Questo dato diviene più evidente nell'uso quotidiano, quando la procedura di sign in è sostituita da quella di login, in cui la possibilità di interazione è pressoché immediata, quindi si apre l'applicazione e in automatico si entra nel mondo digitale. Di contro, Wikipedia, Amazon, Spotify e Pornhub mantengono una natura più solitaria nella fruizione dei contenuti e solo verso la fine dell'esperienza vengono previste delle possibilità di contatto reali. Carlotta, puoi continuare. Sì, traiamo delle prime conclusioni, perché insomma, nonostante la ricerca sia chiaramente in uno stato preliminare, dalle prime analisi effettuate è stato possibile estrapolare alcuni dati utili a confermare o meno, quantomeno quelle che sono state le prime domande di ricerca descritte appunto nella fase di introduzione. Come già anticipato da Alessio, infatti, nella descrizione dei risultati preliminari, in primo luogo è emerso come le piattaforme più utilizzate, quindi Facebook, YouTube e WhatsApp, abbiano consentito forme di fruizione di contenuti condivise, piuttosto che di interazione con altri utenti, ricreando quelle forme sociali che sono appunto analoghe a quelle della vita fisica a cui eravamo abituati prima del lockdown. Di contro, le piattaforme con una fruizione principalmente solitaria, come Amazon, Wikipedia, Spotify, Pornhub, si sono ritrovate meno attrattive nei confronti del pubblico, il quale chiaramente andava a cercare forme di contatto e di scambio appunto più familiari a quelle che era la vita precedente al Covid. In termini di user experience, infine, si sono quindi preferite piattaforme interfacce che appunto mettessero subito in interazione le persone, sia tra di loro ma anche con i contenuti, sia chiaro, a confermare appunto che la città digitale di cui si parlava appunto in introduzione al paper, sebbene offra già prestazioni e risultati, devo dire, ottimali rispetto appunto a quella che è la richiesta degli utenti, presenta ancora gravi lacune nella soddisfazione del bisogno dei contatti e delle emozioni appunto di carattere umano. Con questo ho concluso, grazie. Grazie mille per la bella, insomma, molto interessante presentazione a Carlotta e ad Alessio. Devo dire veramente risultati estremamente interessanti, ma anche, insomma, accostati a l'uso di una strumentazione metodologica piuttosto raffinata, che insomma porta sicuramente avanti tutto il pensiero e lo studio sugli strumenti di valutazione rispetto appunto alle piattaforme digitali. Quindi grazie, e io chiederei appunto a chi avesse delle eventuali domande di scriverle in chat, perché il tempo è tiranno e corre, e quindi ringrazio per ora i due relatori e passerei alla seconda relazione. Ci spostiamo sul tema della pandemia e della didattica universitaria e insomma diamo la parola a Valentina Faloni e a Vincenzo Maselli, che ci parlano di metaprogetti e strumenti valutativi inediti per condizioni straordinarie e contesti sociali. In questo caso immagino che il contesto sia quello dell'università, dove appunto anche qui, come dicevamo all'inizio, la digitalizzazione, gli strumenti a disposizione da parte del digitale ci hanno sicuramente aiutato a rendere dei corsi
a distanza qualcosa forse di innovativo e originale. Chiederei quindi a Valentina Faloni e a Vincenzo Maselli di intervenire con la loro relazione. Eccoci, sì, buongiorno, grazie. Purtroppo Vincenzo Maselli non c'è, quindi sarò da sola a presentare, diciamo, questa relazione. Provo a condividere lo schermo così vi do subito una... Ecco qui. Ora lo vediamo. Ok, una breve sintesi di quello che è stato fatto. Allora, va esattamente così, ovvero questa è la presentazione di quella che è stata un'esperienza da una parte, diciamo, formativa per gli studenti, allo stesso tempo per me, per i docenti, per sicuramente immagino anche per Vincenzo che in quest'anno, insomma, mi è stato d'aiuto soprattutto per la parte che vedremo relativa a un affondo su quella che è il tema dell'illustrazione. In estrema sintesi, diciamo, lo strumento che è stato più utilizzato, come penso tutti i docenti di quest'anno si sono trovati un po' a misurarsi con Google Classroom, ma in particolare diciamo, la parte relativa ai lavori del corso è stata quella che si può dire un catalogo importante, perché questo corso è stato progettato come un laboratorio sperimentale dove diciamo, l'interazione che veniva a mancare per, diciamo, quella che è un po' la presenza e quindi quella comunicazione empatica che si poteva avere diciamo nelle ore di classe, e quindi insomma misurarsi un po' con un dialogo one to one con i ragazzi, è stato ricreato in qualche modo grazie alla progettazione di quella che poi è stata una raccolta di racconti illustrati che in cui entrerò un pochino più nello specifico più avanti, e che ha visto sostanzialmente un'interazione quotidiana e settimanale, ovvero ogni settimana è stato dato un esercizio e è stato dato un feedback su questo esercizio che andava in maniera induttiva a trattare tutti quelli che sarebbero stati poi diciamo gli argomenti del corso in forma teorica. Questo è stato un po' l'andamento del corso per tutta la prima parte. Dopodiché questo laboratorio si è incentrato su quella che è stata un po' per loro la condizione pandemica, sia a livello di appunto emotività personale, familiare, con gli amici, insomma tutto quello che era un po' il contesto che vivevano, sociale, emotivo, eccetera, e anche diciamo la loro condizione relativamente alle lezioni universitarie. E quindi ci troviamo di fronte a una classe che per il primo anno di specialistica si conosce, quindi diciamo che bisognava bucare, diciamo, quella come dire, quel muro che veniva da una prima interazione di ragazzi che non si conoscevano. Cosa abbiamo fatto quindi? È stato chiesto di scrivere dei racconti autobiografici su quella che era la dimensione e la condizione pandemica che avevano vissuto. Da qui c'è stata, diciamo, una trasformazione, nel senso che a quel punto è stato domandato di iniziare a come dire, lavorare con tutte le competenze che erano state acquisite in termini di storytelling, e quindi di trasformare questo racconto autobiografico in due forme narrative differenti, quella della favola, del genere della favola, e quella del genere della fiaba. E da quel punto in poi è stato fatto un editing per trasformare ancora di più questi racconti, sempre diciamo mettendo in pratica quelle che erano le competenze acquisite mano a mano in questo processo laboratoriale, in quello che poi si è realizzato un racconto breve. Queste diciamo lezioni sono state integrate da lezioni di professionisti del settore per ciò che riguarda appunto la parte dei racconti illustrati, quindi autori e illustratori, e per insomma darvi un po' una panoramica prima di entrare nello specifico della valutazione, questo project work, perché poi di fatto si è come dire definito e quindi concretizzato come un project work sulle narrazioni pandemiche, ha visto diciamo un vero e proprio incontro
in una giornata di workshop diciamo un contesto in cui i ragazzi si misuravano con la stampa a caratteri mobili, dove hanno ideato diciamo quella che è stata poi la locandina e la come dire, la copertina di questa raccolta di racconti. Al termine di questo corso è stato fatto un reading nel contesto dell'orto botanico, quindi della sapienza dell'orto botanico, dove ciascun gruppo ha presentato diciamo il proprio racconto e questi racconti sono stati letti da degli attori e quelle che poi sono state le illustrazioni che hanno visto anche in questo caso un processo di elaborazione importante, perché si è passati attraverso quello che viene definito lo storyboard e tutta una serie di altri passaggi che vedremo poi nella lavorazione dello storytelling finale. Quindi ci sono state poi per alcuni frame di queste illustrazioni delle animazioni che sono state poi mostrate all'interno di questo contesto, dove come dire, riappropriati di una normalità pandemica, se vogliamo. Come abbiamo proceduto? Allora, in quello che è la finestra che è stata dedicata al project work, questi racconti brevi sono stati editati e lavorati, quindi elaborati da tutti gli studenti frequentanti, quindi 52 studenti e 52 elaborati, suddivisi in 13 cartelle e quindi in 4 racconti per ciascuna cartella, e quindi ciascun gruppo di 4 studenti. Ognuno di questi gruppi, quindi questi 13 gruppi, ha dovuto scegliere un racconto dei 4, seguendo tutte quelle che erano state diciamo le nozioni acquisite durante il corso, e quindi approcciando a questo lavoro così come avrebbero fatto dei professionisti, quindi degli editor, degli illustratori, degli autori e dei professionisti della comunicazione e della narrazione, se vogliamo, efficace, così come è stato appreso durante il corso. E all'interno di questa cartella questi racconti non erano degli autori, diciamo, che venivano, cioè questi 4 studenti non erano autori di questi 4 racconti, quindi leggevano per la prima volta questi racconti. Inutile dirvi che ovviamente questo ha fatto sì che in qualche modo la narrazione facesse un po' da volano per gli studenti, in qualche modo per conoscersi, per trovare delle condizioni comuni, per trovare probabilmente come dire, un punto di incontro rispetto a quella che era stata la condizione vissuta, sia per ciò che riguarda la didattica che per tutto il resto che abbiamo vissuto durante la condizione pandemica. Qui vi vorrei mostrare, se fosse possibile, proprio velocemente, quello che è stato un po' il risultato. Come vedete, come vi anticipavo, così come per i racconti brevi e quindi per tutta la parte di scrittura, di editing, di messaggio, di comunicazione, metaforizzazione, tutto quello che prevede in qualche modo un'elaborazione da una storia di vita fino a un racconto breve, e ciò che è stato anche un lavoro molto interessante è stato quello di trovare un messaggio comunicativo al di là del testo attraverso le immagini. Quindi qui vedete quella che è un po' il risultato finale di questa raccolta. Ve la mostro rapidamente. Come vedete, ogni gruppo ha lavorato con uno stile compositivo differente. L'impaginazione, beh, questi sono tutti i dettagli che poi vedremo essere valutati nella scheda di analisi. Non so se voi vedete la finestra, io vedo la finestra che impalla la raccolta, ma credo di no, quindi dovreste vederlo chiaramente. È molto interessante ovviamente tutto ciò che è emerso dai contenuti lavorati, dalla comunicazione di ciascuno, perché ci sono parole chiave che ovviamente emergono, come il tempo, come il destino, come tutta una serie, insomma, di temi su cui si è tornato
anche in una situazione di nuova normalità, no? Perché si è lavorato sul fatto che dal primo lockdown fino, diciamo, al secondo anno, perché di fatto era il secondo anno che si viveva un po' in questa condizione, c'è stata poi una, come dire, quella che viene denominata un po' resilienza, ma comunque insomma un cambiamento anche di quello che possiamo dire essere l'attitudine, l'approccio. E, allora vado velocemente avanti, non so se vi può incuriosire anche l'elaborazione di quelle che sono state poi le animazioni e quindi alcuni frame animati di queste illustrazioni. Sono state usate ovviamente, come vi dicevo, tecniche differenti per l'illustrazione. In ultimo c'è questo che ha lavorato con la fotografia. Ok. Mentre, aspettate che vi faccio vedere qualche animazione dei racconti che avete visto. Anche in questo caso sono tutte tecniche differenti. Ora veniamo, diciamo, all'oggetto. Anche per ciò che mi riguarda è interessante condividere con voi proprio per avere anche un, diciamo, ritorno rispetto all'approccio che abbiamo avuto come strumento, diciamo, valutativo, soprattutto dell'efficacia comunicativa, quindi del lavoro che era stato fatto proprio utilizzando il metodo dello storytelling. È stata elaborata una scheda di analisi, qui inserisco anche, diciamo, la definizione di compito autentico, che per valutare l'efficacia quindi di questa, di questi racconti, sia della narrazione testuale sia visiva dei racconti che sono stati appunto elaborati dai ragazzi, e la padronanza del soggetto e delle competenze acquisite. Quindi ciascuno studente ha dovuto analizzare attraverso questa scheda d'analisi i 12 racconti che non lo vedevano coinvolto appunto come autore. Le schede quindi compilate sono 676 per un totale di 12.168 risposte. Allora, la scheda di analisi in primo luogo indaga le dimensioni dello storytelling, quali interpretabilità, semplicità, identità, familiarità, drammaturgia, credibilità, coinvolgimento, immersività e riconoscibilità. Questa è stata una rielaborazione, diciamo, di quelle che possiamo identificare come le dimensioni che caratterizzano quella che è una narrazione efficace. E abbiamo chiesto agli studenti di individuarle se presenti e spiegare il perché. Se i motivi presenti nel racconto si configurano come motivi legati, liberi, statici, dinamici, e se le strutture presenti narrative sono a gradini, a spiedo, a infilzamento, cioè tutte competenze che loro e nozioni che loro hanno appreso durante il laboratorio di scrittura, e quindi catalogando, diciamo, i loro esercizi da marzo fino a giugno, vediamo come induttivamente, e poi scoprendo durante, diciamo, andando a fare un affondo su quello che è stato poi il manuale teorico di comunicazione creativa, hanno in sostanza adottato e con cui hanno strutturato il racconto. Quante prospettive o punti di vista si possono individuare all'interno del prodotto narrativo, tra cui la prospettiva dell'autore con la sua interpretazione del fenomeno, la prospettiva del pubblico che dovrebbe fruire il prodotto, e il punto di vista esclusivo, se c'è, del soggetto o d'oggetto della rappresentazione.
In che modo il messaggio veicolato del prodotto viene comunicato e rappresentato, se attraverso un finale circolare aperto a sorpresa, se la costruzione delle immagini rispetto a un rigore compositivo, queste vi dicevo sono le due lezioni che ha tenuto il professor Maselli sulla simmetria, la prospettiva, il chiaroscuro, la gerarchia degli elementi illustrati, il ritmo, il negative shape, l'interazione testo-immagine, e se l'illustrazione si inserisce in modo riconoscibile nelle declinazioni stilistiche presentate, quindi l'illustrazione tonale, lineare, concettuale, per realista e realista astratta, in quanto appunto è stato fatto un breve modulo sul racconto illustrato e le sue caratteristiche. Quale tipo di percezione? Un messaggio comunicativo, quello che possiamo individuare come il mood sostanzialmente, quindi emotivamente è in grado di veicolare il prodotto indicando ovviamente le parole chiave inerenti. Questa è la sintesi, diciamo, della scheda. Inutile dirvi che durante questo corso c'è stata una parte, diciamo, che si è come dire, ha preso sostanzialmente esclusivamente una didattica da remoto, quindi vediamo che il primo mese c'è stata la possibilità di una interazione one-to-one tramite le correzioni, tramite le mail, tramite tutto quello che è stato, insomma, il voler trovare un punto di come dire, di comunicazione che fosse il più possibile coinvolgente per i ragazzi, e poi ovviamente questa didattica, come per tutti, si è trasformata in forma blended, quindi abbiamo, diciamo, una parte degli studenti che sono rimasti in didattica da remoto e una parte diciamo in presenza. Oltre questa scheda di valutazione, che era comunque dedicata al loro progetto, quindi all'obiettivo finale di questo workshop, di questo laboratorio, c'è stato un thesaurus che loro hanno compilato all'inizio del corso per capire quanto erano alfabetizzati su quelle che sono diciamo tutta una serie di definizioni, di nozioni relative ovviamente al campo delle scienze della comunicazione e delle scienze sociali, in quanto gli studenti vengono, diciamo, da un pregresso più specialistico nei campi ovviamente del design, e lo stesso thesaurus i ragazzi lo hanno compilato al termine di questo corso, quindi tutte quelle che erano delle parole chiave che effettivamente inizialmente hanno compilato andando probabilmente a cercare su Wikipedia o comunque, insomma, con una consapevolezza molto più molto meno specialistica, sono state poi è stato ricompilato, quindi abbiamo un prima e un dopo al termine di questo corso, e quindi vediamo come poi abbiano delle competenze, abbiano maturato delle competenze specialistiche veramente. Come dire, per me è stata una grandissima soddisfazione, perché appunto anche semplicemente parlare di comunicazione nella sua fattispecie, insomma, nella sua specificità, è stato per loro un percorso nuovo, parlare di scienza, di strumenti, di valutazione. E in ultimo hanno compilato anche un racconto testimoniale, quindi quello che è, diciamo, una loro interpretazione, una loro considerazione di quella che era stata l'esperienza, quindi sia sul corso, sia sulle dinamiche che sono state messe in atto durante il corso, sia sul progetto, ed evidentemente sono emerse ovviamente tutte quelle che sono state i lati positivi e i lati negativi di questa esperienza in forma diciamo blended, se vogliamo, perché poi nella maggior parte del tempo è stato così, e per cui, insomma, per loro diciamo concludendo è stata un'esperienza veramente importante, soprattutto per ciò che riguarda Francesca di un incontro, no, finale nel ritrovarsi anche in questo reading, in presenza, nel conoscersi e nello scoprire, diciamo, di avere in comune una storia, un percorso, una nuova, diciamo, una nuova condizione che era quella della condizione pandemica, così come la stiamo vivendo ogni giorno, quindi sia universitaria che
che sociali e culturali. Grazie Valentina. Tutto qui. Ringrazio Valentina e passerei quindi alla relazione successiva. Andiamo nel museo con Patrizio Pastore della Sapienza di Roma, che ci presenta una relazione dal titolo Lockdown al museo, alcune strategie e modalità di digitalizzazione per un museo sempre aperto, dinamico ed inclusivo. Quindi ci spostiamo in questo nuovo ambiente e darei quindi la parola per la presentazione a Patrizio Pastore. Come diceva la professoressa Lopresti, il tema è sui musei, l'impatto, la valutazione dell'impatto della pandemia sul settore del museo, e quello che ci interessa in particolare è quello di considerare, quantomeno valutare, delle nuove strategie rispetto alla digitalizzazione dei musei. Gli obiettivi del mio studio, del mio articolo, sono innanzitutto quello di osservare criticamente dei dati sull'impatto della pandemia sul settore museale, formulare delle nuove soluzioni che possono essere adottate in futuro e soprattutto stimolare la creazione di indicatori validi per valutare sia il settore museale, in particolare i possibili modelli e le strategie di digitalizzazione. E rispetto al metodo di indagine sono stati, diciamo, osservati dei dati secondari riportati sia intanto a livello mondiale, a livello europeo e a livello italiano. Le variabili su cui si è concentrato lo studio sono state la stima, quindi la quantità di musei nel mondo, in Europa e in Italia, la loro diffusione in termini, diciamo, di densità della rete museale sul territorio, e la valutazione dell'impatto, che è stata in qualche modo rilevata da questi dati secondari rispetto ai danni subiti dalle istituzioni museali in termini finanziari, sociali, occupazionali. E poi andiamo a vedere un po' quali sono state le strategie, quindi qual è stata la resilienza messa in atto durante il lockdown per in qualche modo contenere i danni della chiusura. Le fonti di dati che sono state prese in considerazione sono state a livello mondiale i report UNESCO e dell'ICOM, dell'International Council of Museums, rispettivamente Museums Around the World in the Face of COVID e Museums Professional and COVID-19, che sono, diciamo, a livello mondiale dei dati che riportano i risultati di alcune salve che sono state distribuite nei paesi membri, sia UNESCO che ICOM. Per quanto riguarda invece l'Europa, è stato preso in esame il report della Network European Museums Organization, che stima, diciamo, che va a valutare attraverso una survey i danni e l'impatto a livello europeo su 48 paesi, chiaramente non soltanto europei, non soltanto dell'Unione Europea, ma anche dell'Europa che non fa parte ancora dell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece i dati a livello italiano, si riportano i dati Istat e del Museo del Ministero della Cultura, e in questo caso sono più che delle non sono state fatte delle sarde, ma sono state fatte delle stime relativamente a dei dati storici del periodo 2018 e 2019. Allora, per quanto riguarda la situazione a livello mondiale, diciamo che nel mondo ci sono circa 95.000 musei, la maggior parte di questi è distribuita nel Nord America e in Europa occidentale. Qui già si vede una prima disuguaglianza abbastanza pronunciata. Infatti la maggior parte dei musei è concentrata, come ho detto, in queste due aree che contano, diciamo, da 1 a 5 musei per ogni milione di abitanti, mentre nelle parti, diciamo, più marginali del pianeta ci sono degli stati africani e un via di sviluppo anche dell'America Latina o asiatici che non hanno, ci sono 13 stati che non hanno nessun museo. Di questi 95.000 musei, il 90% durante la pandemia è stato chiuso temporaneamente, e il 12% di questi musei probabilmente non riaprirà più.
I danni finanziari sono chiaramente stati quantificati nell'80% della riduzione dei programmi di finanziamento e anche del personale. La categoria maggiormente colpita e danneggiata sono i freelance, che per quasi il 40% non vedrà rinnovato praticamente il contratto, comunque verrà licenziato. Rispetto alla strategia di resilienza messa in atto a livello mondiale, sicuramente l'utilizzo di risorse già precedentemente digitalizzate e una maggiore attività sui social durante il periodo di lockdown. La situazione invece a livello europeo, come mostrato dal report Nemo, sui 25.000 musei, il 70% di questi è stato chiuso. Un dato molto interessante che è emerso è che quasi tutti gli intervistati hanno riportato che la chiusura è stata imposta senza nessuna consultazione, senza considerare gli standard di sicurezza che nei musei sono comunque già molto elevati anche prima della pandemia, e che soprattutto nei musei europei non c'è stato mai nessun contagio di Covid. Quindi senza queste considerazioni, nonostante tutto, i musei sono stati chiusi in modo indiscriminato. Questo è un dato molto interessante. Per quanto riguarda la perdita, le perdite stimate a livello economico sono tra 1.000 e 30.000 euro a settimana per il 75% dei musei. La causa principale è la riduzione dei biglietti, l'interruzione dei programmi e dei progetti. E il 66% di questi musei dichiara di aver ricevuto finanziamenti pubblici a sostegno durante il periodo di emergenza. Altro dato molto interessante è che il 50% non ha mai preso in considerazione fonti di finanziamento alternative al sostegno pubblico. Quindi non c'è una capacità da parte dei musei in qualche modo di organizzare raccolta fondi o creare delle attività che possano in qualche modo finanziare la loro attività. Rispetto alla resilienza, anche in questo caso il 93% dei musei ha aumentato, ha avviato i servizi online che erano già digitalizzati o comunque che già erano in qualche modo utilizzati. E ha sempre qui un altro dato molto interessante, è che soltanto i musei grandi per l'81% hanno aumentato le proprie capacità digitali contro il 47% dei musei più piccoli. Quindi che i più grandi hanno una maggiore capacità di attuare resilienza rispetto ai più piccoli. Il caso italiano, come dicevamo, riguardano delle stime che sono state fatte attraverso i dati del 2018-2019. I musei nel 2018 che sono stati censiti in 4.908 tra statali e non statali. E statali noi intendiamo praticamente i musei che sono direttamente gestiti dal Ministero della Cultura. Tra i non statali ci sono anche musei pubblici, ma che sono gestiti magari dai comuni o da altri enti, oltre che da privati. E quello che è interessante è che in Italia il 9,4%, quindi circa 460 musei, sono statali, ma sviluppano da soli praticamente il 42% dei visitatori totali, quindi riescono ad attirare 6 volte di più visitatori 6 volte di più rispetto ai musei statali. La maggior parte di questi musei è concentrata nelle regioni di Lazio, Campania, Toscana ed Emilia Romagna, ma comunque possiamo dire che in Italia i musei sono distribuiti in modo abbastanza equo su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il lockdown, la stima che è stata in qualche modo prevista rispetto alla perdita sono stati un calo di visitatori pari a 19 milioni e una perdita di 78 milioni di euro. Rispetto ai danni di tipo occupazionale o di tipo finanziario, che un po' in tutti i report, ma anche in questo, questo caso italiano, non c'è molta attenzione ai dati immateriali che comunque sono da interpretare. Per quanto riguarda le resilienze, e qui è un dato interessante a livello nazionale, che soltanto l'11% dei musei dispone di un catalogo digitale, è che il processo di digitalizzazione per l'80% dei musei italiani è in corso e quindi è in transizione. Questo è un dato interessante, perché se andiamo a vedere il piano triennale di digitalizzazione e innovazione dei musei del 2019, la situazione è ancora molto arretrata, si sta ancora molto indietro rispetto agli obiettivi. Tra i principali, io qui vi ho riportato quello di rendere i musei come spazi di condivisione,
attivare nuove forme di accesso e fruizione mediate o abilitate da soluzioni tecnologiche, quindi digitali, e attivare partnership con imprese private. Diciamo che da questo punto di vista il fatto che l'80% dei musei italiani sia ancora in una fase di transizione è un dato che comunque richiede una particolare attenzione. Rispetto alla valutazione dei danni sia sociali che culturali, possiamo dire innanzitutto che questi sono danni immateriali, quindi diciamo che rientrano tra i dati qualitativi e rispetto ai dati secondari quantitativi sono soltanto interpretabili. Il problema infatti dei danni immateriali è quello di poter essere valutati. Diciamo che è possibile, a volte semplice, individuarli, ma è difficile, a volte quasi impossibile, stimarli. Tra i danni sociali pensiamo a quelli psicologici, per cui la psicologia sociale in qualche modo è coinvolta nell'indagine delle cause prodotte, degli effetti prodotti dalla pandemia e sui gruppi sociali, rispetto allo stress, all'isolamento, al distanziamento, alla paura e soprattutto ai cambiamenti delle abitudini, degli stili di vita. Nel nostro caso, dei musei chiusi, quello che ci interessa è come cambiano le modalità di consumo culturale. Se pensiamo che un museo trasla dall'ambiente reale al virtuale, pensiamo a delle soluzioni quali il virtual tour o la gamification. Che significa questo? Significa che una persona, un ragazzo, un pubblico del museo, normalmente un pubblico che ha comunque culturalmente medio alto, comunque sono degli studenti, quindi un ragazzo deve in qualche modo consumare contenuti culturali utilizzando continuamente anche nel tempo libero il computer. E questo, diciamo, se uno pensa che queste persone hanno attraversato una giornata in smart working o in DAD, potrebbe diventare stressante a volte, e a lungo termine potrebbe anche essere demotivante e causare un calo stesso di interesse e di consumo rispetto ai contenuti museali. Danni che chiaramente sono difficili questi da valutare e da stimare. Volendo creare o trovare un indice che possa in qualche modo valutare l'impatto della pandemia e della chiusura dei musei, possiamo pensare al ritorno sociale dell'investimento, il social ROI, che è un indice che è riconosciuto a livello internazionale. Attraverso cui è possibile stimare e quantificare il valore sociale generato da attività con effetti intangibili. Anche qui parliamo comunque di un indice di carattere economico, nel senso noi possiamo pensare che questo indice possa riportare il dato che su 100 euro che vengono in qualche modo investiti in attività culturali, il 3,8 ritorna in qualche modo ritorna in società, diciamo, viene distribuito nelle parti sociali. Quello che possiamo valutare anche il contrario, cioè per ogni 100 euro di perdita la società subisce un danno di un X, però non riusciamo a capire la qualità rispetto ai danni sociali veri e propri, quindi è un indice di tipo quantitativo. Rispetto ad una metodologia che potrebbe essere messa in atto un'indagine qualitativa, potrebbe essere utile riferirci al Life Events Questionnaire, che è un metodo che valuta l'impatto di un evento sociale sull'individuo, o quantomeno come questo impatto viene percepito. Rispetto alla disoccupazione, esistono, faccio l'esempio della disoccupazione perché esistono altri danni sociali e immateriali che possono essere prodotti da danni quantificabili. E facciamo l'esempio della disoccupazione, che è una realtà che può essere misurata in termini percentuali, ma che comunque ha anche degli effetti, degli impatti indiretti o indotti. Per esempio, se pensiamo che in Italia molte città vivono intorno a un museo, a volte anche solo di questo, e pensiamo che il museo viene chiuso, crea un X percentuale di disoccupati a livello nazionale, ma ci sono anche dei danni che difficilmente sono quantificabili e stimabili. Per esempio l'interruzione dei programmi scolastici, su cui c'è anche un mondo di persone che lavora intorno, oppure l'interruzione dei progetti
pubblici e privati che vedono il museo come punto di riferimento, dei programmi culturali permanenti o temporanei, oppure gli eventi che vengono in qualche modo creati all'interno dei musei. Quindi c'è tutta una serie di percentuali di disoccupazione correlata alla principale, che comunque è difficile stimare, e che creano comunque danni sociali. Rispetto al un altro dei dati che si vede è l'aumento del sistema competitivo rispetto al collaborativo, anche tra istituzioni, cioè nel senso, quando c'è una crisi cala la collaborazione tra istituzioni e aumenta la competitività. Quindi proprio il mos tua vita mea è un tipo di atteggiamento che si rileva. Rispetto ai danni culturali, se noi pensiamo alla DAD, che credibilmente è stata svolta durante il lockdown senza un metodo predefinito, e quindi interrompendo quella che in qualche modo è la costruzione di una relazione di apprendimento tra persone, quindi tra una persona competente e persona meno competente, quella che Vygotsky in qualche modo definiva la zona di sviluppo prossimale, la stessa situazione si va a creare nel momento in cui un museo chiude e interrompe qualsiasi forma di relazione umana. Fabio De Blas. Chiaramente svolta o mediata attraverso i digital device. Scusa, ti interrompo per avvisarti, sì, che hai 3 minuti circa. Ok, quasi finito. Per quanto riguarda la valutazione delle strategie, possiamo dire innanzitutto che i musei sono in generale molto bravi nel loro core business, ma non sono bravi nell'innovarsi. Molti di questi sono praticamente musei pluricentenari, che chiaramente vivono la rivoluzione digitale come prima grande rivoluzione degli ultimi magari 100 anni. I musei possono sfruttare contestualmente sia la possibilità in loco e online, quindi possono in qualche modo creare dei percorsi attraverso il digitale, che può sfruttare sia le competenze acquisite sia in presenza che a distanza. E per quanto riguarda la digitalizzazione, diciamo, è sempre meglio evitare la digitalizzazione prêt-à-porter, nel senso che il social network non può essere l'unica soluzione, ma la strategia in qualche modo deve abbracciare anche gli altri tipi di possibilità, che va al di là di Facebook o delle pagine vetrina. È una cosa molto importante nel valutare una strategia è considerare la strategia digitale, che non è mai eterna, nel senso che la tecnologia cambia e non può in qualche modo subire cambiamenti della tecnologia stessa. Rispetto alle considerazioni, diciamo, generali, possiamo dire che dai report che sono stati in qualche modo, dai dati riportati nei report, emerge innanzitutto che i musei hanno reagito in qualche modo, hanno creato una forma di resilienza utilizzando il digitale, e che c'è un divario avanzato, per cui soltanto i grandi musei e le regioni del pianeta più evolute hanno più o meno avuto la possibilità di rimanere in corsa, e che dalla crisi del Covid viene sottolineato l'importanza vitale della cultura come bene comune e come fonte di resilienza. Questo per un discorso, diciamo, di anche futuro. Ho finito. Grazie mille, Patrizio, per la interessante presentazione. È molto interessante, diciamo, il punto in cui si parla delle integrazioni fra tecniche come lo SDROI e altri tipi, diciamo, per la valutazione. E se ci fossero domande potete scriverle in chat. Passerei invece subito alla presentazione successiva e torniamo un po', diciamo, sulla trasformazione digitale e l'istruzione di terzo livello, la relazione dalle competenze per apprendere alle competenze per vivere, e darei la parola a Emanuela Proietti di Unicusano, che ha preparato una relazione con Stefania Capogna di Link Campus University su questo tema estremamente interessante. Prego, Emanuela. Emanuela, mi sente? Sì, sì, ci sono, grazie. Bene. Dovevo prima riattivare il microfono. Bene.
Intanto anche a nome della collega professoressa Capogna della Link Campus University vi ringraziamo moltissimo dell'opportunità di intervenire al convegno e in questo e quello che io che noi pensavamo di fare durante questo intervento è illustrare i primi sintetici risultati di un progetto Erasmus, il progetto ECOL, Empower Competencies for On-Life Learning in Higher Education, un progetto Erasmus che è partito a settembre del 2020 e che si concluderà nel 2023. Ed è un progetto che prevede la collaborazione fra questi partner. La Fondazione Link Campus University è il capofila, in particolare la collega Stefania Capogna del DITES della Link Campus University è il responsabile scientifico. Poi abbiamo l'Università di Roma 3, presso cui io sono docente a contratto e assegnista di ricerca, il Dipartimento di Scienze della Formazione. Poi abbiamo l'Università Aperta della Catalogna, lo University College di Cork, l'Università di Patras, Pane Pistinio, e un'università finlandese, l'ORA, ed infine un'associazione, la European Association of Erasmus Coordinators. Quindi, come vedete, il partenariato è principalmente costituito da università. Quali sono le principali finalità del progetto Erasmus nel suo insieme? Allora, sicuramente vorremmo provare a contribuire al dibattito europeo sul tema della modernizzazione dell'istruzione superiore nell'era digitale. Il progetto vorrebbe provare a contribuire anche a promuovere una cultura digitale attraverso un approccio che sia multi-stakeholder, che quindi tenga conto della complessità sistemica introdotta dall'uso e dal vivere le tecnologie digitali, che hanno avuto e stanno avendo impatto, pensiamo quindi all'higher education, non soltanto sulle pratiche di apprendimento e insegnamento. Questa è un po' l'ottica con cui noi abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto, ma in realtà l'introduzione delle tecnologie digitali ha trasformato le pratiche sociali, organizzative, i contesti e i modelli stessi di apprendimento all'interno dell'università. Uno degli obiettivi è quello di offrire delle riflessioni, dei suggerimenti ai decisori e alle istituzioni per provare a ridefinire delle nuove strategie di sviluppo che siano comuni anche in una prospettiva internazionale per l'implementazione delle tecnologie digitali nell'higher education. Vorremmo anche provare a contribuire a un approccio che sia un po' innovativo all'e-learning all'università, naturalmente creare delle reti di cooperazione e partenariato in tutto questo è fondamentale, ed infine sotto il profilo più strettamente metodologico ci piacerebbe insomma anche riuscire a proporre un modello replicabile di ricerca e intervento, perché ECOL è un'iniziativa di ricerca e intervento. Molto sinteticamente vi dico che il progetto nella sua complessità è organizzato in cinque fasi. La prima fase è una fase di ricerca ed è la fase di oggi. Proverò a presentarvi molto sinteticamente i primissimi risultati, perché in realtà è una fase, è un'azione di ricerca che non si è ancora conclusa. Questa prima azione di ricerca ha avuto l'obiettivo di esplorare il modo in cui le università hanno trasposto nelle pratiche organizzative le disposizioni contenute sia negli indirizzi europei come anche negli indirizzi nazionali, indirizzi che riguardano naturalmente l'implementazione delle tecnologie digitali nell'higher education. Poi abbiamo due azioni formative. Una metterà al centro docenti, ricercatori e tutor delle università coinvolte, ed un'altra invece avrà l'obiettivo di identificare, elaborare, promuovere delle metodologie, degli strumenti
per favorire il coinvolgimento degli studenti nelle attività di apprendimento online o blended per provare a ridurre i tassi di abbandono digitale. Poi abbiamo una fase che è ancora di ricerca perché riguarda l'elaborazione di un modello, e questo sarà ad opera dei colleghi islandesi dell'Università di Cork, di un modello che hanno definito Symbiotic Learning Paradigm e che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di uno strumento di autovalutazione dei professionisti dell'istruzione superiore, uno strumento che sarà naturalmente tutto focalizzato sulle competenze digitali. E il progetto naturalmente si concluderà con il tentativo di riassumere i principali risultati e di trasformarli in possibili raccomandazioni o linee guida per i corpi accademici. In particolare vi dicevo che oggi vorremmo raccontarvi la prima fase della ricerca del progetto, la parte del progetto che consiste in un'azione di ricerca. I principali obiettivi, come ho introdotto, di questa fase della ricerca sono esaminare il modo in cui ciascuna università all'interno del progetto che costituisce l'unità di analisi ha sviluppato, sta sviluppando i propri approcci strategici alla digitalizzazione. Provare anche a comprendere però i processi organizzativi che ruotano intorno, si sviluppano, si articolano intorno alla promozione dell'innovazione digitale nell'università, per cercare di riflettere su orientamenti, pratiche, buone pratiche, vedremo se migliori, standard e vincoli esistenti. Quindi che cosa ci interessa fare? Entrare nel merito delle micropolitiche dell'higher education, capire come le università hanno tradotto in pratica la sfida digitale, che concretamente vuol dire capire come è stata realizzata la promozione delle risorse digitali nelle attività didattiche, cosa si fa per lo sviluppo professionale dei docenti, dei ricercatori, dei tutor, ma io aggiungerei anche degli amministrativi rispetto alla trasformazione digitale, quali sono gli standard di qualità dell'e-learning condivisi all'interno dell'università e quali sono le principali politiche universitarie sull'online e sul blended learning. Molto velocemente, gli occhiali che ci siamo messi per avvicinarci a questo tema. Primo, cercare di tradurre il tema della digital transformation dell'organizzazione pensando all'università come processo di allineamento di tecnologia digitale, competenze, processi organizzativi, modelli di business, tra virgolette, per l'università, finalizzata a creare valore per gli stakeholder e a mantenere la sostenibilità dell'organizzazione in un ecosistema che è in continuo cambiamento, e questo vale anche per l'università fortemente. Superare la tentazione di ricorrere all'approccio senile all'innovazione e quindi cercare di capire quanto l'innovazione digitale nelle università viene effettivamente vissuta come ambiente tecno-sociale da vivere, all'interno del quale, per mezzo del quale, ridisegnare complessivamente un proprio modo di stare al mondo e quindi come pensare all'uso, all'implementazione delle tecnologie digitali nell'higher education come specifiche competenze cognitive e relazionali. Associare il tema dell'innovazione all'attitudine al cambiamento, tema che abbiamo cercato di indagare. Si tratta quindi di un'operazione punta alla costruzione di una nuova identità organizzativa all'interno anche delle università. Quindi l'ipotesi è che la disponibilità delle infrastrutture, dell'infrastruttura tecnologica, di tutto in genere, c'è, ma non è di per sé sufficiente a garantire un corretto utilizzo delle tecnologie nell'apprendimento, ma anche nella conoscenza tra colleghi e gruppi di discenti. Provare a leggere l'università nella prospettiva di organizzazione complessa.
L'approccio metodologico utilizzato è quello dello studio di caso e vado veloce su questi punti perché vorrei arrivare brevemente ad illustrare i primi risultati di questa prima fase della ricerca. Abbiamo utilizzato come criterio di lettura dei risultati dei casi di studio sviluppati nella prima fase il Digital Maturity Framework for Higher Education Institution. I casi di studio sono stati presso l'ICampus, Roma 3, l'Università Aperta di Catalogna, Cork, l'Università di Patras e l'ORA. Abbiamo lavorato su un livello macro e su un livello meso. A livello macro abbiamo utilizzato analisi desk e interviste in profondità. A livello meso, interviste in profondità, focus group e questionario studenti. La desk analysis naturalmente ha riguardato il patrimonio nazionale relativo al quadro legislativo e normativo che riguarda lo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie, delle tecnologie digitali all'università. Per le università siamo andati su regolamenti, disposizioni e decreti. Cosa abbiamo organizzato? Interviste in profondità con policy makers e gli attori istituzionali e gli organismi accademici, focus group in ogni caso di studio con tre target: docenti, figure professionali di supporto e lo staff amministrativo. E poi abbiamo organizzato un questionario online per gli studenti. Primi risultati interessanti. Punti di forza. All'università quello che interessa è il trasferimento di conoscenza. L'aspetto tecnologico è secondario. Sicuramente le tecnologie sono utilizzate nei processi di apprendimento. Siamo in una fase di grande sperimentazione e questo ha favorito l'apertura di un dibattito ampio su come migliorare l'uso delle tecnologie digitali a tutti i livelli nell'higher education. Si tratta sicuramente di processi co-creativi, questo è l'approccio anche multi-stakeholder dal punto di vista metodologico che abbiamo utilizzato, che ce lo restituisce. Si tratta di processi che coinvolgono personale, studenti e che cambiano i luoghi di lavoro. C'è disponibilità di formazione, c'è supporto tecnico dedicato ai docenti, esiste un forte sistema di garanzia della qualità e c'è il desiderio di condividere una cultura delle buone pratiche. Si assiste a una maggiore flessibilità del lavoro all'università, dell'organizzazione di tutto il lavoro all'università, che si traduce anche in una maggiore flessibilità dell'apprendimento, dei processi di apprendimento. Si è assistito a una maggiore integrazione dei progetti di ricerca e di insegnamento. Criticità sono diverse. Intanto attraverso le interviste e focus group si è registrata una mancanza diversa a seconda dei contesti delle competenze didattiche per gli ambienti digitali. La mancanza di tempo, che vuol dire mancanza di tempo per lo sviluppo personale e la difficoltà eccola, prego, sì. Prego Manuela, continua pure. Hai giusto 2-3 minuti di tempo. Certamente. Il lavoro creativo che è necessario per sviluppare, per sperimentare, in realtà nei percorsi di sviluppo di carriera all'università non è considerato un elemento fortemente critico in questa fase. È stato individuato in questo equilibrio sbilenco tra attività di insegnamento e apprendimento in presenza, online e blended. C'è una resistenza al cambiamento, si registra.
Si registra anche una scarsa capacità di autogestione degli studenti nella relazione con le nuove tecnologie. Sicuramente l'introduzione delle nuove tecnologie rappresenta una grande opportunità, perché ha stimolato quello che è stato definito nei focus group un apprendimento resiliente e tanta curiosità. Ci riagganciamo al tema della sperimentazione, trovare nuovi modi di fare didattica. Il ricorso intensivo al digitale costringe a confrontarsi con un nuovo modo di lavorare all'università, che è più digitale, più aperto, più collaborativo, più agile, più basato sui dati, più transdisciplinare. Vado a chiudere. I rischi. Allora, il principale rischio che è stato evidenziato un po' da tutti è che la formazione online all'università non può essere la trasposizione della formazione in presenza. Quindi queste modalità un po' confuse di attuazione che si stanno realizzando nel tempo, in questi quasi due anni, hanno causato stanchezza, perplessità, dopo una prima fase di entusiasmo, perché l'organizzazione, l'università si è stretta intorno alla necessità di andare online e l'università in poche settimane è stata pronta. Ma i rischi che poi si sono sperimentati sul campo sono stati tanti, anche il rischio dell'autoformazione, il ricorso eccessivo all'autoformazione. E vado a concludere. Quali sono le domande che abbiamo posto? Stiamo chiudendo questa prima fase del progetto, la prima fase di ricerca sul campo. Rispetto alla didattica, quale sarà il modello del futuro? Si parla con molta sicurezza su tutti i fronti dell'adozione del modello blended, ma sono molto confuse le applicazioni del modello blended. La domanda che ci stiamo ponendo e che emerge dalle interviste e dai focus è come e quanto la digital transformation potrà estendere il diritto all'apprendimento permanente, che è un tema cruciale e che oggi riguarda fortemente anche l'università. Allora si tratta di promuovere, è questo che viene detto anche dagli organi accademici durante le interviste, bisogna promuovere una nuova governance del sistema, perché non è la tecnologia che andrà a risolvere i problemi gestionali e relazionali. E quindi, come vi dicevo, questa condivisione, no, di fatica e perplessità. Oggi c'è tanta stanchezza. Si vuole tornare a un prima, ma è tutto aperto il discorso sul prima, su che cosa era prima e su che cosa dovrà essere dopo. E allora la domanda, una domanda molto, molto bella e che ha raccolto tanti consensi durante il focus group e poi condivisa con i colleghi, è stata, era il focus group con un gruppo di docenti: le nuove tecnologie ci fanno guadagnare in estensione ma perdere in profondità? Io avrei domande per diverse persone, ma inizio con la prima, quindi Alessio e Carlotta. Avevo una domanda in merito, forse mi sono persa un pezzo, oppure no, un chiarimento, il vostro campione, no? Perché avete presentato un tema molto molto interessante, ma mi veniva da chiedere se potevate dare qualche riferimento di più, se l'avevate rilevato, alcune differenze di età, di genere, banalissime dico, no? Variabili socio-anagrafiche, cioè in tutto questo lavoro che avete fatto, che è molto interessante, anche molto ricco, possiamo andare a vedere qualche differenza, rilevare qualche andamento, trend, diciamo, in base ad alcune differenze nel vostro campione? Ecco. Beh, allora, sicuramente i dati che abbiamo raccolto hanno anche un po' confermato gli andamenti di OutSuite, quindi della banca dati che abbiamo utilizzato, che è una banca dati molto interessante perché appunto incrocia diversi dati statistici. Diciamo che le incidenze di comportamento dipendono, sì, chiaramente dall'età, ma perché diciamo che necessariamente il fruitore di Facebook oggi non è più il fruitore di 6-7 anni fa. Quindi da una parte c'è un forte spostamento
anche nel modo in cui ogni fascia generazionale utilizza i social. Quindi anche, come dire, i giovani sono molto meno emotivi, diciamo così, interessati a un social come Facebook, piuttosto che a un social appunto come Instagram e come TikTok. Quindi anche il loro, più che una differenza di genere, possiamo evidenziare più una differenza di età. Ma per questo per quale motivo? Perché chiaramente i social network nascono per fare rete, per fare comunità, quindi più il campione si è eterogeneo, più la piattaforma funziona da questo punto di vista. Abbiamo assistito a uno svuotamento della fascia di età dei 13-14 anni fino ai 20-35 verso Instagram nel corso degli ultimi 5 anni, un po' anche per motivazioni sia di... non solo di comportamenti, cioè anche diciamo comportamenti, cioè si parla tanto anche di comportamento appunto online, e il comportamento online nelle varie fasce di età è molto forte, quindi i giovani hanno cercato un nuovo ambiente che è sempre stato Instagram, e oggi invece è TikTok. E tra l'altro la cosa interessante è che si è sempre diventati sempre più visuali anche da questo punto di vista, cioè i giovani tendono sempre di più ad utilizzare piattaforme più visuali e, tra virgolette, anche meno scritte. Cioè Facebook aveva una struttura tipo Twitter in cui la parola vinceva sull'immagine, Instagram e TikTok e altro. Quindi alla fine diciamo che più che delle differenze appunto di genere, le differenze principalmente sono di età e sono relative appunto al consumo che se ne fa. C'è un consumo diversificato rispetto agli scopi. Facebook ormai è un appannaggio più per i 35, dai 35 anni in su, e forse anche per la tipologia di interfaccia grafica, cioè mi metto in mezzo con un'analisi un po' più da designer, ha chiaramente allontanato invece le nuove fasce di età. Instagram oggi è un'ottima via di mezzo tra quello che appunto era il passato e quello che è il futuro, con un linguaggio più visuale, eccetera. TikTok è una nuova frontiera in cui l'utilizzo del solo video, la narrazione, cioè ricordiamo che TikTok non è balletti, su TikTok ormai è proprio una forma di narrazione diversa, porta a un consumo diverso. D'altronde c'è stato un ultimo dato di qualche settimana fa che afferma appunto che il consumo dei video su TikTok ha superato YouTube. Questo per quale, per anche una serie anche di fattori proprio strutturali, cioè uno potrebbe dilungarsi, la dimensione del video, il fatto che è un homemade, il fatto che l'interfaccia scorre in automatico, quindi in qualche modo uno si ritrova in una sorta di content loop fisso, porta oggi dei cambiamenti. Quindi diciamo che in sintesi i cambiamenti sono principalmente di età e dovuti appunto al comportamento cui le persone ruotano attorno alla piattaforma. Grazie, grazie Alessio, hai chiarito un aspetto, poi lascio la parola appunto se ci sono altri interventi, perché questo tuo intervento mi ha rimandato alla memoria appunto alcuni aspetti che volevo sottolineare dal punto di vista più del metodo, sul tuo e su anche quello degli altri, però appunto se ci sono altre domande lascerei la parola ai presenti per fare altre osservazioni. Va bene, mi pare che anche in chat non ci siano state delle osservazioni in itinere, quindi io rubo due minuti, due, perché mi fa piacere, insomma, ho cercato in qualche modo di ascoltarvi con molta attenzione, di cercare di tirare le file, di cercare un fil rouge, no, in tutte queste nostre relazioni che ci accomunano e questa partecipazione a questo panel. Direi che tendenzialmente mi farebbe piacere condividere con voi e anche esortarvi, no, a partecipare a questa mini conclusione sul contenuto e sul metodo, nel senso che questo è un panel sulla valutazione, siamo all'interno dell'Associazione Italiana di Valutazione, quindi un tema a noi molto caro è quello che riguarda proprio i metodi, le tecniche di valutazione, come, no, ci stiamo sforzando nel cercare di valutare tutti questi aspetti. Quindi una primissima osservazione sul contenuto, mi pare di capire che tutte le vostre relazioni abbiano puntato molto l'attenzione sul
pandemia e post-pandemia, no? Cercando di sottolineare come gli aspetti sociali sono sempre stati molto attenzionati dalle vostre ricerche, sia faccio riferimento alle relazioni sociali, al well-being appunto di Belluzzi e Caccamo, ma se vogliamo andare a vedere anche le organizzazioni complesse di Emanuele e Stefania Capogna, no? Emanuela Proietti e Stefania Campogna, quindi come l'università intesa come organizzazione complessa vive anche delle relazioni all'interno della struttura stessa. Per poi parlare del tema caldo che avete un po' tutti toccato, delle competenze socio-emotive, un tema assai importante e interessante anche in termini di valutazione, come le andiamo a valutare, e la fruizione culturale con l'intervento di Patrizio Pastore, come la pandemia ha modificato tutto ciò. Diciamo che in un certo qual modo, richiamando anche il titolo di questo convegno AIVE, si tratta un po' di forme di resilienza, no? Tutti voi avete toccato dei temi che hanno a che fare con come il singolo individuo, le organizzazioni, gli enti hanno cercato di rispondere a questo stato di crisi. Mi è piaciuto molto ritrovare in diversi vostri contributi la parola immateriale, no? Patrizio Pastore con i danni immateriali, Stefania Capogna e Emanuela Proietti con gli aspetti immateriali dei processi, così come immateriali sono tutti quegli aspetti di cui hanno parlato anche gli altri, Alessio, Carlotta, Valentina stessa, quindi queste immagini, no? Sono aspetti più anche immateriali, il well-being delle persone, questo mi porta ad approfondire e a buttare lì come elemento di discussione il tema dei metodi e delle tecniche, cioè mi pare di capire che un po' in tutte le vostre relazioni un'attenzione particolare sia data ad un approfondimento più qualitativo. Cerco di spiegarmi meglio, no? Abbiamo visto Valentina con lo storytelling, quindi la narrazione, lei stessa parla di banca dati narrativa, no? Nel suo paper, che è un'espressione molto interessante, cioè ci troviamo di fronte a una realtà in cui i dati narrativi sono sempre di più, grazie anche alle nuove tecnologie, come poi li analizziamo? E su questo Valentina appunto un elemento interessante potrebbe essere, oltre alle schede che tu hai predisposto, molto interessanti, interrogarci sul come analizziamo proprio quelle stesse immagini, no? Io sto pensando, perché è un tema un po' a me caro, l'analisi del contenuto delle immagini, tutto l'ambito della sociologia visuale, molti parlano, no? Siamo una società delle immagini, va bene, d'accordo, ma noi come ricercatori sociali e come valutatori in questo campo, come ci approcciamo davanti a questa marea di dati testuali e visuali? E quindi questo mi pare interessante. Così come Belluzzi e Caccamo, appunto, user experience design, no? E di nuovo quindi la connessione tra diversi ambiti disciplinari, diversi ambiti del sapere, però mi pare che un accostamento al qualitativo, anche lo stesso Patrizio Pastore, ha iniziato con una mole di dati, no? Dati statistici provenienti da fonti nazionali, internazionali, però mi pare di capire che l'andamento, che io appoggerei anche, è verso una maggiore attenzione anche al qualitativo, all'andare oltre il dato, no? E quindi quello che poi mi ha richiamato leggendo un po' tutti i vostri paper è un po' il rischio di quello di cui parlava Mills negli anni 60, appunto, le grandi teorizzazioni o l'empirismo astratto, cioè fino a che punto noi siamo in grado di andare a fare ricerca, valutazione di temi così importanti per tutti noi, cercando di trarre degli elementi interessanti dall'analisi dei casi concreti, il museo piuttosto che i video, no? o le immagini fatte dai ragazzini del corso, e poi però riuscire a trarre attraverso strumenti di analisi valutativa, quindi indicatori, indici, la costruzione di indici utili per tirare un po' le fila. Questo mi porta al terzo ultimo elemento che richiama poi il sottotitolo del nostro panel. Noi l'abbiamo chiamato il ruolo della valutazione di impatto. Cioè, mi parrebbe opportuno ragionare, riflettere tutti insieme su qual è poi questo impatto, no? Mi è piaciuto molto vedere gli sforzi che ognuno di voi ha fatto per ragionare in termini di livello macro, pensiamo alle politiche, le micropolitiche di cui parlavamo per l'innovazione, meso. Quindi può essere lo stesso contesto universitario, l'università come organizzazione complessa, e il micro, pensiamo al well-being, alle relazioni sociali. Ebbene, questi tre elementi per la valutazione dell'impatto sono tre capisaldi che devono essere tenuti in connessione tutti. Quindi il mio rilancio su questo tema è
avendo letto i vostri paper, le vostre relazioni, bene andare verso una integrazione del quantitativo e del qualitativo, cercando di tenere ben saldo il tema dell'impatto, cioè quanto tutto ciò va ad impattare su questi tre livelli di analisi, politiche, organizzazioni, individuo. Mi pare che quindi ci sia tantissima carne al fuoco, e però vorrei rilanciare a chi è qui presente, ai relatori stessi, o appunto una maggiore attenzione, ma soprattutto uno sforzo congiunto per individuare indicatori valutativi, metodi valutativi, se no rischiamo poi di non riuscire a dare un contributo quale dovremmo essere invece in grado di dare. Certamente interessante l'ibridazione, diciamo, disciplinare. Devo dire che, perché poi quando si parla di valutazione, la valutazione è trasversale anche a diversi ambiti, no? Quindi è anche il discorso della comunicazione, della digitalizzazione, che di per sé è trasversale. Quindi valutare il digitale significa fare una valutazione su un ambito appunto di per sé ampio, come abbiamo detto anticipatamente, che però ha dei risvolti anche dal punto di vista disciplinare diversi, no? Quindi trovo interessante proprio come sfida di ricerca e di costruzione, riprendendo le parole di Valeria, di metodi diciamo valutativi, e quindi di indicatori valutativi, diciamo, legati al digitale, questo rapporto con il design della comunicazione per quanto riguarda soprattutto il discorso delle interfacce. Una cosa che secondo me si può approfondire e che può dare buoni risultati nel medio e nel lungo periodo, sempre partendo dalla letteratura di riferimento, e quindi lancerei anche la sfida a questo panel di relatori, che è un'elite, possiamo dire, di giovani che si sta approcciando in questo ambito, che è quello della digitalizzazione, della valutazione, di aspetti della digitalizzazione, di lavorare proprio all'interno del gruppo tematico, all'interno del live, che è quello sulla valutazione, la digital literacy e la comunicazione, proprio per andare a lavorare insieme, perché non abbiamo oggi la risposta su quello che ci lancia Valeria, però è una risposta che possiamo costruire nel medio e lungo termine, cioè andare a lavorare su quelli che possono essere appunto degli indicatori valutativi e dei metodi di valutazione in tre prospettive, macro, meso e naturalmente micro, che in modo da attivare anche quel processo di sistematizzazione della valutazione, della comunicazione e della digitalizzazione, che attualmente non c'è e che viene lamentato proprio nell'ambito della comunità europea, no? Quindi cominciare a lavorare come una rete di istituzioni sulla costruzione operativa, voglio dire, di questi indicatori diciamo valutativi sul digitale, mi sembra un buon proposito per lanciare un filone di ricerca a partire da questo panel. Quindi rilancio in un certo senso lo spunto di Valeria per aprire un percorso di discussione, un percorso di ricerca, anche volendo, insomma, anche di restituzione, possiamo dire, operativa di questo dibattito con dei prodotti, possiamo parlare anche di prodotti diciamo editoriali, no? Che mettano in luce questo tipo di dibattito. Quindi la mia conclusione non è una conclusione, ma diventa in realtà una riapertura e una anche richiesta di coinvolgimento attivo di questi giovani che sono partecipati al panel, che hanno partecipato al panel, proprio per andare a lavorare su queste nuove, diciamo, sfide legate alla valutazione rispetto al digitale, in linea con quello che ci chiede poi l'Unione Europea in questo ambito.